lavoriamo in sinergia. Infatti anche c'era un'altra questione che voleva sollevare Stefano. Prego. Io sono anche, oltre che parlamentare, sono un cittadino di Malagrotta, quindi ovviamente. Grazie. Quindi volevo sapere qual è il suo piano. Il piano lo conoscete. Speriamo che. Ho delle domande da fargli proprio su questo. Prego. Premesso che noi non condividiamo la linea, quella che poi seguiamo la direttiva europea, che è quella che ci invita a finalizzare tutto a riciclo e non né all'incenerimento e né alla discarica. Volevo sapere, per quanto riguarda il trattamento meccanico biologico, ci sono degli impianti che sono Rocca Cencia, Salaria, Malagrotta 1 e Malagrotta 2. Sì. La prima domanda è, sono attualmente a regime o ancora no? Non ancora. Non ancora. Io... entro quanto andranno? Li ho stressati ulteriormente, avrò una seconda riunione oggi pomeriggio dopo l'incontro sulla Tares con il commissario Sottile, domani mi vedo con il presidente della regione su questo tema. È stato pubblicato il 26 marzo sulla Gazzetta Ufficiale un decreto del Ministro dell'Ambiente nel quale sono individuati gli obiettivi che devono essere raggiunti dai TMD in termini di capacità e in termini anche di risultati. Un TMB che produce una scarsa quantità di CDR che manda gran parte del trattato di nuovo in discarica non serve. Questo è quello che stiamo cercando di fare. Poi la cosa più urgente sulla quale siamo più in difficoltà a Roma è la frazione umida. Infatti io purtroppo no, questa è ancora solo l'inizio. Allora, ho fatto un conto, in Rocca Cencia diamo per scontato che vada a regime, tratti 750 tonnellate al giorno, su 750 Salario, 900 Malagrotta 1 e 600 Malagrotta 2. Questi sono anche dati confermati da Rando. Allora, premesso che secondo il decreto il trattamento meccanico biologico in uscita produce il 35% di FOS, quindi la prima domanda è, questo FOS, frazione organica stabilizzata, dove andrà a finire? Tornerà in discarica? Questo FOS, come sapete, ha degli usi, non soltanto va in discarica, ma può essere usato per ricoperture, in parte può essere ulteriormente recuperato ancora per la produzione di combustibile. Quello che noi abbiamo chiesto nel decreto del 25 marzo è che la destinazione dei prodotti sia notificata e sia notificata ad AMA, perché quello che è avvenuto è che AMA dà il rifiuto, poi quello che avviene, soprattutto quando dà a Colari, infatti ho qualche domanda sui contratti, è fuori il controllo di AMA, invece ne abbiamo detto che non è possibile. Ok, però facendo un rapido calcolo, sì. Rimangono fuori 1200 tonnellate al giorno, esatto, che fino a adesso possono tranquillamente, tra virgolette, perché l'Europa ha 99 che ce lo vieta, andare a Malagrotta. A queste 1200 tonnellate si devono aggiungere però gli scarti, che sono il 25% circa del trattamento meccanico biologico, e quello deve andare per forza in discarica. Per cui mi domando, per queste 1200 tonnellate al giorno, 420 sono destinabili a Colfiorito, Colfelice. La prima domanda è, Sottile può commissionare la SAF se la SAF si rifiuta di firmare questo accordo? La SAF è anche AMA. Lo può fare Sottile? Ha il potere per farlo? Ha intenzione di farlo? Dipende se loro fanno quello che devono fare. Noi gli abbiamo scritto che cosa devono fare, oggi faremo questa verifica. Se non lo fanno, ha il potere di farlo? Se non lo fanno, per forza, perché altrimenti entriamo in emergenza. Ok. Per quanto riguarda invece... Poi abbiamo anche l'altro progetto appena approvato dalla provincia, il trito vagliatore. Esatto, secondo lei il titolo vagliatore, a parte che è assurdo che
lei come aveva detto, nei rifiuti c'è la mafia, i monopoli eccetera, e poi si dà sempre, e voi avete continuato sempre a dare gli stessi incarichi alle stesse persone. Io non c'entro proprio. Questo titolo vagliazione, quando io ho accompagnato anche la commissione petizioni europee, ha detto che comunque la tritovagliatura non è un sistema di trattamento meccanico biologico. Secondo lei questa tritovagliatura è un trattamento meccanico biologico che ci evita di ricevere sanzioni dall'Europa? Come è scritto nel decreto del 25 marzo, a valle della tritovagliatura devono essere notificate le destinazioni, quello che si chiama tecnicamente sottovaglio secco e quello che si chiama sopravaglio umido, cioè la frazione secca e la frazione umida, per le utilizzazioni previste dalla legge, in particolare produzione di CDR, recupero di materia, recupero della frazione umida. Cioè dal trito vagliatore, in base a quel decreto, non esce roba che va in discarica, ma esce materiale che va nel ciclo del recupero. Beh, perché altrimenti non abbiamo risolto il problema. Allora, secondo le nostre informazioni, questo tritovagliatore sicuramente, e glielo domando a lei, non produrrà né CDR di qualità. Ma il tritovagliatore no, non può produrlo. Però è il materiale, infatti nel decreto è scritto molto chiaramente questo. Il materiale che deriva appunto il sottovaglio umido e il sottovaglio secco, che non sono né fossi, né compost, né tantomeno CDR, devono essere destinati a un ciclo di lavorazione successivo. Dove? A che costi? Dove è previsto? In un piano deve essere previsto? Devono notificarci, è una delle cose che abbiamo chiesto. Chi ce lo deve notificare? Colari deve notificare dove è scritto. Deve notificare. Certo, perché altrimenti ci troviamo da capo. Innanzitutto è anche ambiguo, perché Colari vuole un contratto come se quel titovagliatore fosse produzione di trattamento meccanico biologico CDR. Noi non siamo entrati nel merito del contratto. Però come si fa a fare un piano se uno poi non entra nel merito del piano? Se poi no. E soprattutto no, la domanda a cardine è questa. Ne avrei altre mille, perché ci vorrebbe un paio d'ore almeno per questo. Però alla luce di questo, che c'è, a parte niente qui è destinato a riciclo, perché in questo piano niente è destinato a riciclo, però rimangono 1200 tonnellate, anche se venissero trattate nel trattamento meccanico biologico, rimane comunque degli scarti che sono circa il 25% più il 35%, quindi la metà da destinare a discarica. Se Malagrotta, anche lei ha dichiarato che dal 1 luglio non può, viene chiusa, questa roba, e lei ha detto anche che non ci sono bisogno di ulteriori discariche, questa roba che è necessariamente anche trattata deve andare in discarica. In quale discarica? Io direi che questa descrizione non è completa. Cosa manca? Prima di tutto la capacità di recupero a valle del TNB è molto più alta di quella, cioè non è scritto da nessuna parte che noi mandiamo il 50% in discarica. Glielo chiedo io, infatti, dove mandate questo 50%? Ma non è scritto da nessuna parte che c'è un 50% che va in discarica, perché gli obiettivi che sono dati proprio sul decreto del 25 marzo sono diversi. Abbiamo una percentuale di CDR che va dal 35 al 40% come obiettivo, una percentuale di FOS che va al 30%, una percentuale di recupero 5% di metalli, 5% è proprio una parte minima. Beh, perché questi impianti di trattamento del cambio oggi dovrebbero essere modificati. No, un attimo. Sì. Questo è quello che viene fuori dalla raccolta non differenziata, raccolta indifferenziata. Cioè questi impianti non sono quelli che risolvono il problema. Certo, indifferenziato. Chiaro. Però noi stiamo parlando, scusi, interrompo, dal 1 luglio, quindi è inutile, lei mi può predire che in 6 mesi arriviamo al 100% della competenza. No, se posso finire. Allora, sì. Noi ci aspettiamo dal trattamento meccanico biologico, in base agli obiettivi che abbiamo, che alla fine
resti più o meno il 20%, e non di più, di materiale. Mi sembrano numeri un po'... No, sono questi numeri che abbiamo dato. E quindi l'80%, distinguiamo, l'80% quindi è... Fra CTR, FOS... Il FOS dove va? Il FOS, come ho detto, ha usi diversi di immolimento, recupero di suoli, recupero ulteriore di energia... C'è sempre, diverse possibilità. Sì, però c'è sempre, abbiamo detto, allora, che la frazione organica di quei 1200 che viene titovagliata a Roccaceccia non è FOS stabilizzato, ma è semplicemente una frazione organica da stabilizzare. Allora, forse quindi non dove verrà stabilizzata? Forse non mi sono spiegato bene, ma poi le regalo il decreto che è molto chiaro, okay. Così ci capiamo bene. Dal trito bagliatore non esce FOS e non esce neppure... Dal dritto bagliatore esce il materiale che poi va portato in un ciclo di recupero. Questo è il punto. Dov'è il ciclo di recupero? Il ciclo di recupero è a livello nazionale e regionale, perché questo è possibile attraverso le norme. Norme che a Roma non si sono mai applicate, perché si è continuato a immaginare che tutto dovesse essere risolto a Roma. Per cui noi abbiamo ancora la rivoluzione a col felice, perché qui si pensava che fosse più facile portare i rifiuti all'estero piuttosto che a Frosinone. Allora, noi abbiamo un programma che ha da una parte la raccolta differenziata, che deve essere potenziata, soprattutto, certamente, oggi siamo il 3 aprile. Lei ha chiesto alla Lama, scusi, di aumentare la raccolta dell'umido, che cosa gli è stato risposto la Lama? Ci stanno preparando la proposta per la raccolta dell'umido. Allora, noi abbiamo questo programma. Potenziare il TMP. Entro il 1 luglio? Perché Malagrotta chiude il primo. Scusa, abbi pazienza. Domando, entro il 1 luglio. Stai, io ti sto rispondendo, sì. Ma tu continui a farmi una domanda. Se vuoi ascoltare la risposta. Allora, noi abbiamo dall'11 aprile che non va più rifiuto non trattato in discarica. Primo punto. Secondo, gli impianti di TMB che non solo devono lavorare al massimo, ma potenziare la qualità di produzione. Tra l'altro, con il decreto che abbiamo pubblicato il 14 febbraio sul combustibile solido secondario, la capacità di produzione di combustibile solido secondario è aumentata rispetto agli standard di funzionamento dei TMB. Questa è la prima cosa che stiamo facendo e sulla quale non ha dei numeri, però, per capire. I numeri sono quelli che sono scritti nel decreto, sono quelli i numeri, non ce ne sono altri. E se si fa la somma, si vede che si arriva al 20% di scarto. Momento. Dove va questo 20% di scarto? Momento. Seconda cosa. Voi avete, purtroppo, non è colpa vostra, ma stando a Roma avete in mente che i rifiuti si risolvono solo con le discariche e continuate a pensare alle discariche. Ne soffiamo. Lei ha anche detto che noi romani non sappiamo. Abbiate i cittadini che sanno che per ora è stato troppo. Noi sappiamo fare la raccolta di differenza. A differenza di quanto ha detto, noi sappiamo benissimo fare la differenza. L'emergenza rifiuti a Roma, dichiarata nel luglio del 2011, ha vissuto fino al 30 dicembre 2012 attorno al tema della discarica. Infatti è quello proprio che stiamo facendo. Allora, quello che io sto facendo è esattamente l'opposto. Io ho detto, non è un nostro obiettivo trovare una discarica, ma invece il nostro obiettivo è azzerare il bisogno della discarica. Però non è stato realizzato nemmeno un impianto di riciclo. Solo il trattamento del cambio biologico è finalizzato al recupero energetico. Scusate, cosa vuol dire l'impianto di riciclo? L'impianto di riciclo ce ne stanno di tanti tipi. Innanzitutto nel Lazio mancano anche, se io facessi da domani per assurdo il 100% della raccolta differenziata, manca anche
gli impianti che separino la plastica dal vetro, mancano gli impianti di compostaggio. Abbi pazienza, qui dipende da un'altra cosa, dipende anche dal tipo di raccolta differenziata che fai, certo. Perché a Venezia piuttosto che a Udine non hai bisogno di separare la plastica dal vetro, perché la raccolta differenziata separa già la plastica ecco dal vetro. Ecco, io questo lavoro me lo aspettavo dal commissario. Questo è il lavoro che è già cominciato. È già cominciato a Roma attraverso l'impegno. Il sistema duale. No, abbiate pazienza. Attraverso l'impegno che abbiamo preso con Conai, che abbiamo messo in campo, che ha fatto il progetto della raccolta differenziata che si sta estendendo. Roma avrà alla fine dell'anno con ulteriori 750.000 abitanti che sono serviti con un sistema di raccolta differenziata che funziona diversamente da quello di prima. Però per tornare al tema, allora, quello che io sto cercando di fare, come voi avete capito, le difficoltà sono enormi, perché io il primo decreto l'ho fatto. Sicuramente non è solo colpa sua, questo non ne sono cosciente. No, io non ho nessuna colpa. Io ho fatto il decreto il 3 gennaio, giusto? E questo decreto è stato impugnato al TAR. Il TAR ha dato ragione dicendo che non c'era bisogno di fare nulla a Roma, perché Roma funzionava tutto bene. E siamo dovuti andare in Consiglio di Stato per farci dire l'8 marzo che era giusto l'8 marzo, dal 3 gennaio all'8 marzo. Secondo voi chi è che si è opposto a questo? Come mai? C'è questa... Allora, il tema, quello che vi sto cercando di dire, che su questa partita di Roma il Ministro dell'Ambiente avrebbe bisogno della solidarietà di chi vuole uscire dalla schiavitù della discarica. E per fare io voglio uscire anche dalla schiavitù dell'incenerimento e di Cerroni, veramente. Allora, quindi se vuole la mia solidarietà mancano anche le due cose fondamentali. Scusatemi, per essere pratici, sì. Allora, se i TMB che oggi lavorano sulla raccolta differenziata non producono CDR, che noi vogliamo che arrivi al 40%, se i TMB che sono a valle di una raccolta indifferenziata, e già questo è anomalo, no? Sì. No, perché sennò non ci capiamo. Chi è che ha chiesto a Roma che finalmente partisse la raccolta differenziata? Ah. Chi è che ha fatto firmare un accordo a Conai, al comune, e ha imposto a Ama di cominciare a correre? Allora, noi stiamo lavorando, abbiamo detto, la strada maestra è la raccolta differenziata e il recupero. Ma siccome ci sono ancora la raccolta differenziata porta ad un aumento del recupero di materia, tant'è che le regioni del nord che hanno organizzato il sistema sugli inceneritori oggi hanno gli inceneritori che hanno pochissimo materiale, perché la raccolta differenziata porta al recupero di materia. Questo non sta bene. A Roma questo. Ma Roma non sta. Ma scusate, Roma non sta avvenendo, perché a Roma per 40 anni si è fatta la raccolta differenziata. Allora, da che parte si comincia? Si comincia dalla raccolta differenziata, è un pezzo del lavoro. Beh. Ma siccome io non posso immaginare che Roma in un anno raggiunga il 70% di raccolta differenziata, il secondo pezzo è quello di fare in modo che quella parte di raccolta indifferenziata che va ai TMB. Diversamente dal passato, sì. Il passato, i numeri sono pubblici, questo lo so, i rifiuti indifferenziati vanno al TMB, sì. E l'80% ritorna in discarica. Invece il primo, questo è avvenuto, okay. E rispetto a questo che io sono intervenuto, con il decreto del 3 gennaio ho detto no, gli obiettivi sono diversi. Allora, per evitare che l'80% dei rifiuti indifferenziati che vanno nei TMB ritornino in discarica, bisogna fare in modo che il TMB funzioni. E i TMB oggi, quelli esistenti, su che cosa stanno funzionando o devono funzionare?
sulla produzione di combustibile, sulla produzione di FOS e sul recupero dei metalli. Non c'è altro. Sì, c'è questi... anche altro, no, su... lo dico. Questi TMP, sì, quelli che esistono, non quelli che vorrei. Si possono anche modificare, in poco sentite. Mi hai parlato del primo luglio. Allora, entro il primo luglio, quello che dobbiamo fare è utilizzare al massimo le potenzialità degli impianti che esistono. Poi c'è un altro pezzo che è riportato nel decreto del 3 gennaio. Sono gli impianti da autorizzare, che sono rimasti fermi in regione per un anno e mezzo. E perché sono rimasti fermi? Sono tutti però di sfruttamento energetico. Scusa, no, ma che scherzi? Quali sono? La produzione di compost, Maccarese e Aprilia. Quello è il mio gas. Perché? No, compost, perché sono rimasti, andatevi a guardare i progetti. Lo conosco. Perché sono rimasti fermi? I codici speciali, c'è scritto che codice... Scusatemi, perché sono rimasti fermi? Vi faccio una domanda, perché secondo voi sono rimasti fermi? Come mai autorizzazioni presentate in regione 2 anni fa sono rimaste ferme lì? Datevi un'idea, perché per far funzionare un impianto di produzione di compost bisogna fare la raccolta differenziata dell'umido. Bravo. Allora, la seconda operazione che va fatta su quello che c'è oggi è lavorare subito sulla frazione umida e fare in modo che la capacità di lavoro della frazione umida sia rapidamente portata a livello tale che consenta di uscire fuori dal problema attuale di Roma, dove il 40% è umido. Se io riesco a separare il 40%... Però posso fare una domanda, visto che questo è impossibile da attuare entro il primo luglio... Ma chi l'ha detto? Allora, questo è possibile... Le faccio un'altra domanda. Allora, do per scontato quello che dice lei, che l'80% riusciamo ad arrivare a regime tutti gli impianti di trattamento del cambio veloce. Se riusciamo a farli funzionare. A quel 20%, visto che lei ha detto che non c'è bisogno di ulteriori discariche, allora, ma la grotta chiude, quel 20% dove andrà a finire? Allora, che non sarà mai il 20%, ma sarà nettamente di più. Insomma, ci sarà una proroga di malattia? No! No, perché dove andrà a finire? Ma perché avete questo problema? Perché non voglio sapere? Dove andrà a finire? No, pazienza. Sono 20 anni che ho pazienza, non ho pure stato alla vita. Che cosa vuol dire il 20% in termini? L'ha detto lei ha detto. No, cosa vuol dire in termini di quantità? No? Allora, noi abbiamo una raccolta differenziata che stiamo portando. Siamo al 16% adesso. La raccolta differenziata è al 30,2%. Sì, tutta i numeri gonfiati. Ok, va bene, 30%. Sì. Va bene. No, non è che va bene. Se ci sono dei numeri diversi e c'è la possibilità di dimostrare che sono diversi, io sono pronto. Io sui numeri. Comunque non cambia discorso. Io sono vivo da quando sono nato sui numeri. Voi dite che è il 16, spiegatemi perché. Il CONAI non ama, il CONAI mi dice che è il 30,2%. Noi stiamo lavorando per portare. Ci sono varie tecniche per gonfiare questa cifra, addirittura anche con se volete, se volete sono pronto a fare. Però cambia per poco. La domanda è come mettere. Allora, ovvio, anche se fossero 0,3, dove andrà a finire? È una domanda molto semplice, non importa. Allora, se scusatemi. Domanda anche per sapere dove se io devo allocare 200 tonnellate al giorno invece che 1500 tonnellate al giorno. Ci ha fatto un bel favore, la virgolette, però se devo allocare 200 tonnellate al giorno si possono allocare nel Lazio. Dove? Nel Lazio. Piano regionale, competenza della regione, capacità, cioè... Però questo giochetto c'è, cioè, il ministro dice competenza della regione, No, io non accetto questo, qui io non gioco, io mi sono trovato con il problema di 2000 tonnellate al giorno da piazzare e vi sto dicendo che sto parlando di 150 tonnellate al giorno. Una dimensione di questo tipo è allocabile dovunque, perché non è più un problema questo. Il problema che noi abbiamo è di far funzionare gli impianti
di far partire gli impianti che sono bloccati. Allora, questa è la priorità. Dopo il primo luglio, se non ci riesce a farlo il primo luglio, che succederà se non riesce ad attivare gli impianti, come sta dicendo? Allora, che cosa succederà? Una proroga di malagrotta? No. Se non ci riesce. Allora, se non il primo luglio, ma adesso non parte il sistema che noi abbiamo identificato, hanno vinto quelli, gli stessi, che per 30 anni hanno riportato i rifiuti di Roma nella discarica. Non so se è chiaro, io non ho come mio target il primo luglio, ho come target. Avevo come target il 15 marzo, quando sono partito il 3 gennaio, e tutti sono stati a guardare i sindaci della ciociaria che facevano, che mettevano le cose. Abbiamo ancora un mese. Se in un mese questo sistema non parte. Però capisci, noi sono 20 anni che vediamo tempo perso. Ma voi siete parlamentari, datevi da fare, perché qui c'è una cosa grande come una casa. Cioè, è possibile che un ministro faccia un decreto? Ma c'è un ministro, c'è un commissario. No, ti sto dicendo un'altra cosa. È possibile che un ministro, in applicazione di una legge, faccia un decreto il 3 gennaio e che questo decreto il 3 aprile non è ancora applicato, se non in minima parte? Ma come è possibile una cosa del genere? Ho mandato i carabinieri. L'unica cosa che mi resta da fare è portare tutto alla Procura della Repubblica, perché non ho altri margini, cioè io non sono un mandrake, abbiamo indicato una strada. Se quella strada, a noi non piace questa strada. Se quella strada che sta nei decreti fosse stata seguita, oggi il tema vero non sarebbe quello, ma sarebbe come fare in modo che la raccolta differenziata a Roma continui a crescere. Io non ci sto dando la colpa, ci sto solo chiedendo, visto che ci sono tutti questi ostacoli, che lei non c'è, che cosa succederà? Che cosa fate voi parlamentari? Che cosa succede? Che cosa fate voi parlamentari, visto che una norma dello Stato non è applicata? Io, se prendo 10 giorni, 15 giorni, vedo che non è applicata, prendo tutto e vado dalla Procura della Repubblica, perché a questo punto il ministro non ha più poteri e armi. È quello che stanno occupando tutti, cosa fate? Perché questo fa comodo a tutti, perché questo c'è l'ironia. Ma se è vero che non parliamo di Monti dell'Ortaccio, che sta costruendo una discarica sul lago, e l'AIA non è stata ancora rinviata. Lei ha detto che Monti dell'Ortaccio non rientra nel suo piano, però intanto l'AIA sta lì bella pronta. Intanto i lavori... Scusate, anche su questo non siete informati. Io ho aperto una procedura per verificare se è stata rispettata la direttiva europea. E questa procedura sull'autorizzazione di Monti dell'Ortaccio, che sono rilasciato. L'ha rilasciato il commissario che le ha nominato. Questo non è corretto. Lui ha fatto questo atto il 28 di dicembre, non era stato nominato da me quello del commissario. No, non era stato nominato da me, lui era a seguito dell'ordinanza. Sì, ma lei il 3 gennaio gli ha dato la fiducia, ha fatto subito. Io sono molto, molto leale, ma molto preciso. Io non ho rinnovato l'ordinanza di protezione civile che aveva nominato prima Pecoraro e poi Sottile. Ho utilizzato un'altra procedura, che è quella del potere sostitutivo, è una cosa totalmente diversa. E nel merito di Monti dell'Ortaccio, non appena è finita la procedura di protezione civile, ho aperto io una verifica se quell'autorizzazione corrisponde o no ai criteri fissati dalle direttive europee. Perché secondo me non corrisponde, perché doveva essere fatta la valutazione di impatto ambientale, che non è stata fatta. Quindi l'ha aperta questa cosa e quindi lei il responso quando ce l'ha, se questa cosa è. Ci stanno. Però non mi sembra un commissario che lei ha nominato, il super commissario Sottile. Non c'è nessun super commissario, questo sì. No, Sottile, però è stato. Ma guardate i poteri che ha. Questo signore che era commissario per la protezione civile e che è un prefetto a riposo, alle condizioni che gli ho dato io, e cioè che non sei più il commissario della protezione civile, ma sei uno che lavora
sotto le direttive del ministro e con poteri, ma infatti, scusate, non avete colto una piccola differenza? Se fosse stata in continuità non ci sarebbe stata, non ci sarebbe stato nessun problema su Monte dell'Ortaccio. Lui aveva rilasciato l'autorizzazione, avremmo continuato questa procedura, è stata fermata, è stata chiusa, sì, ma subito. La dichiarazione dice no, per me va bene questa. No, no, non fa più di che, non fa più dichiarazione, non può. Io se possibile, perché è stata penso molto, molto utile per tutti noi, per i cittadini che ci stanno guardando, che ci guarderanno anche stasera, proprio per sapere lo stato, no? Dei vari temi molto urgenti, temi ambientali, magari ci possiamo riaggiornare e sì, io adesso disponibile sul tema dei rifiuti, perché c'è andato in discussione delle aree del più grande inceneritore d'Europa, che è quello di Albano, sul quale si sta, mi auguro che anche su questo vi sia allora facciamo così, no, però di Albano non credo che sia di programma, perché credo che sia di competenza regionale, perciò sì, però c'è il decreto legislativo del 2006, c'è Roni che ha già appuntato che sarà il più grande, che è il 152, che prevede che insomma se le autorità competenti lo ritengono necessario, come ci siano dei pericoli, come ci siano dei pericoli ambientali della salute pubblica, di poter rimettere in discussione le AIA. Sì, questo qui è un tema. Ma poi a livello di inceneritori io so che la comunità europea sta cercando proprio di, ci sta lavorando, se non ha già deciso, in cui i rifiuti che possono essere recuperati non possono più andare a finire negli inceneritori, infatti ci sono alcuni. Infatti dico, tutti si autorizzano, tutti inceneritori, tutti in Regione Gerio, Albano, Malagrotta, Cassino. Io siamo di Albano e Malagrotta. Qual è il vostro problema? Perché di inceneritori in Italia, tranne quello di Parma che era cominciato un bel po' di tempo fa, non ce ne sono stati più autorizzati perché non c'è più la domanda. Però se non c'è la domanda, non ci sono, nel Lazio non ci sono grossi impianti di riciclo, non ci stanno i centri compostati, ci stanno solo gli scarti. Bravo, bisogna e anche gli MP sono finalizzati alla produzione di CDR. Prendetevi, i CDR vanno leggete il decreto del 3 gennaio, nel quale sono indicati puntualmente gli impianti da autorizzare, e vedete che questi impianti sono finalizzati tutti al recupero. Ma no, la cosa sui centri che è un inceneritore, quello lei ha fatto questa cosa, se non chiama CDR, lo chiama CSS, sempre in quella no, scusatemi, quella anzi è peggio, no, quella no, quella è un'altra cosa, quello è un combustibile, un combustibile secondario sostitutivo del petcock. Allora prendetevi la composizione del CSS, prendetevi la composizione del petcock e ditemi qual è quello che ha minore impatto ambientale, a condizione... Il discorso non è questo, il discorso è se lei dice che punta al riciclo e poi però i rifiuti li utilizza per la produzione. No, non va bene così, non è in questi termini. Il problema si pone a Roma e si pone nel sud Italia, a Roma e nel sud Italia, perché a Roma e nel sud Italia non è stato fatto quello che è stato fatto in Emilia, in Lombardia, in Veneto. E allora cosa dobbiamo fare? Lasciare i rifiuti per strada, fare in modo che la camorra e la mafia continuino a gestire il sistema dei rifiuti, fare in modo che da 30 anni, che per i prossimi 30 anni continui una discarica a Roma? Dobbiamo uscire da questo, e per uscire dobbiamo usare gli strumenti che esistono in tutta Europa, regolati da regole molto rigide, e progressivamente, man mano che funziona la raccolta differenziata, il resto diventa marginale. Ma bisogna fare la raccolta differenziata, e bisogna spingere, e bisogna avere atti amministrativi. La faremo entro il 1 luglio. Visto che c'è questa direttiva europea in cui si dice che i rifiuti recuperabili non devono essere inceneriti, quindi in Italia che cosa è successo? Visto che è uscito proprio questo decreto sui CSS,
un'altra storia, non c'è niente. Anzi, però, la settimana prossima come commissione ambiente, se potessimo con Carlo, sì, no? Molto più molto perché gentile. Ci sono alcune cose che ho messo in amica, perché ora non più che altro mettere alla mia da studiare studiato. Volevo solo darvi come piccola critica. Che i più feroci oppositori di questo sono proprio quelli che hanno l'inceneritore. Le aziende di incenerimento sono preoccupatissime. Informatevi. Guardate gli atti parlamentari. Il pretesto politico era che le persone sono questo ministro di incenerimento che vanno a fare concorrenza, ma qui stiamo parlando di rifiuti che vengono declassati. No, questa è l'applicazione della direttiva europea. Questo decreto è stato esaminato in Commissione europea, è ritornato indietro dalla Commissione europea e dopodiché è stato pubblicato. Ha seguito una procedura che non è, che è proprio rigida rispetto alla regola europea. E quando io penso a Palermo, alla discarica di Bello Lampo, che l'emergenza è per fortuna stata sequestrata, e mi chiedo ma perché in quella situazione, in quella città, non è possibile dare il via a una filiera di produzione di combustibile solido, cosa che non serve a Milano, non serve a Torino, perché il problema non si pone nel merito del decreto. Io non voglio stare è che dalla questione del CSS, ok, se toglie sostanza dalla discarica, però produce una politica di riciclaggio di rifiuti zero, quindi andando anche a togliere imballi esagerati, quindi cercare di ridurre proprio la quantità di rifiuti, così promuoverla per fare combustione. Questo non è l'alternativa al resto. No, però comunque, noi stiamo potenziando in tutta Italia la raccolta differenziata, gli unici soldi che ha messo il Ministero sono per la raccolta differenziata, non per produrre robe di questo tipo. Questa è l'applicazione di una regola europea. Sì, il problema qual è? È che questi CSS andranno a finire nei cementifici. Ora, il cementificio diciamo che è un po' diverso dall'inceneritore perché tutta la macchina di combustione è un po' diversa, quindi ha canali di filtro diversi, eccetera, eccetera. Esatto. Ora, il problema qual è? È che le ceneri non diventano più rifiuto ma un prodotto perché vanno a finire nel cemento, nella produzione proprio del cemento che va a costruire poi case, impianti, eccetera, eccetera. Come il petto. Ora, però qual è il problema? È che ho visto che devono stare all'interno di certi parametri, di certi elementi. Però, ad esempio, io non ho visto una analisi radioattiva di questi cementi, perché anche qui nel decreto c'è scritto che il CSS significa non solo quello che si produce in Italia, ma quello che si produce in tutta Europa, anche compresa la Turchia, eccetera. Ora, noi sappiamo benissimo che non possiamo... Scusa, sono due cose diverse. Beh, qui c'è scritto scusami. Noi non stiamo regolamentando la produzione di CSS in Turchia. Appunto, però diciamo che noi prendiamo CSS dalla Turchia. Nel caso di combustibile solido derivato dai rifiuti prodotto al di fuori dell'Italia, il prodotto deve essere certificato a standard europeo, perché altrimenti non può essere commercializzato. E lo standard europeo è fissato dalla regola europea. Noi non possiamo stabilire una regola diversa, questo è chiaro. Però direi che questo è un problema. Questo è un punto, come non c'è? Ci sono i direttivi europei. Qui stiamo applicando una direttiva europea. Siccome anche noi non le conosciamo, le conosceremo, le studieremo. No, ma vi do le informazioni. Bisogna vedere se qui c'è l'analisi radioattiva delle ceneri che vengono o del CSS in arrivo, perché comunque dopo quel materiale noi ce lo ritroveremo nei muri delle nostre piccole case. Quindi c'è un problema grande, anche il rilascio di materiali pesanti nel tempo e la durata del cemento. È un tema sul quale si può lavorare, però vi posso dire. Bisogna lavorare, che noi, questo è in atto questo decreto. Sì, no, quello che voglio dirvi è che noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo applicato una regola europea. Non ci siamo inventati noi una regola, e la regola europea è molto rigorosa, è molto rigida, è un
standard molto rigoroso. Che anche ora loro stanno facendo un'analisi dell'aria, infatti per questo sta cercando di diminuire gli inceneritori. Questo, scusate, questo è un programma che va avanti da 20 anni, non è un programma che è cominciato adesso. Cioè i temi che tu stai sollevando fanno parte di una filiera normativa e programmatica europea che è in corso da molto tempo. Quando noi abbiamo adottato le direttive europee non applicate in Italia, per cui bisognava eliminare le discariche a partire da 10 anni fa, era il risultato di una procedura che in altri paesi europei era andata avanti, in Italia è andata avanti in alcune aree del nord, ma da Roma in giù non è andata avanti. Cioè il tema di fronte al quale ci confrontiamo noi è esattamente la situazione critica che abbiamo oggi, e più queste situazioni critiche si portano a normalità, meno servono gli inceneritori, meno serve la produzione di combustibile derivato dai rifiuti, eccetera. Ma quando io ho bello l'ampo nella condizione in cui ero, o andate in Calabria, fatevi un giro in Calabria, guardate che cosa non c'è lì. Non voglio dire Napoli, dove per fortuna attraverso il lavoro finanziato dal Ministero per la raccolta differenziata siamo riusciti a evitare l'inceneritore di Napoli, abbiamo evitato noi attraverso un lavoro di questo tipo, perché questa è la strada maestra. Ma intanto che abbiamo questo, dobbiamo evitare che continui. Perché guardatevi l'accordo sulle ecomafie, è chiarissimo. No, però è questo, siamo d'accordo che bisogna un attimo tamponare la situazione prima di arrivare a quella futura che sarebbe l'ottimale, in cui i rifiuti sono tutti riciclati. Quella di Udine, dove il 78% dei rifiuti viene recuperato e inoltre si diminuiranno pure, perché ci dovrà essere una politica. Però tamponare, però bisogna vedere anche i problemi che porterà questa tamponatura, capito? Quindi la produzione di cemento, perché in Europa so che faranno una futura etichettatura dei cementi, perché appunto perché sanno che c'è questo problema, sicuramente. Forse noi siamo in Europa, noi siamo parte di questa. Il problema è che si dice che questa etichettatura forse uscirà fra 2 anni, e nel frattempo. Se il Parlamento è in grado di darsi delle regole, avanti, come su Roma. Se il Parlamento va dritto su Roma e non lascia solo il Ministro, vi assicuro che ce la facciamo. Se noi facessimo una mozione, lei potrebbe intervenire con un decreto legge, sicuramente. Assolutamente sì. Sarebbe importante, perché io la mia paura personale è che abbiamo un problema di amianto, no? Che quindi all'inizio lo faceva male, poi si è scoperto che fa male adesso a smaltimento di amianto, e chi è che paga? Noi cittadini, non chi ha prodotto l'amianto. Ora qui il problema è che noi ci avremo questo futuro cemento che non sappiamo attualmente che problemi ci darà fra 30 e 40 anni alle persone. Io credo che questa sia una cosa, se voi siete d'accordo, sulla quale possiamo lavorare benissimo insieme, anche con i produttori di cemento da un lato e con gli esperti della Commissione europea. Credo che proprio non ci sia nessuna che. Alle 3 adesso. Sì, anche noi abbiamo fatto un veramente grazie. Io ho proposto un decreto legge per prorogarne. Noi tanto che si ovviamente le faremo il fiato sul collo, come io anche, magari una collaborazione, ma riusciamo a arrivare anche a dei risultati. Io sono uno di quei calabresi che è fortemente preoccupato. Hai per visto la situazione. Che cosa sta succedendo in Calabria? Abbiamo paura perché, cioè, nonostante abbiamo consegnato, regalato alla Regione Calabria la nostra proposta in materia sui rifiuti, perché ci vuole una legge regionale anche in Calabria, perché manca, siamo in emergenza col commissario da 15 anni, hanno speso più di 1,5 miliardi di euro per non risolvere il problema. Perché quindi abbiamo abolito la norma della protezione civile che faceva diventare, che creava un'amministrazione parallela e buttava via i soldi per questo? Grazie. Coraggio, le facciamo l'informazione da Balduzzo. Di quale parte del mare sei? Io ciao, grazie.